Bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8. Oggi grande ritorno nella nostra puntata il nostro caro chef Luciano Passeri. Buongiorno, benvenuti. Che di novità, insomma, ne ha veramente tantissime perché sì. Oggi vi salutiamo da Passeri in Centro, un locale bellissimo. Al mio fianco vedete anche Alessio, che è praticamente una delle novità di questo format, perché non solo pizza, assolutamente, ma pizza no? Gourmet. Sì. Non solo vini di ottima qualità e birre, ma anche cocktail da abbinare alle pizze, insomma veramente tante novità. Io le ho buttate così in maniera un po' confusionaria, ma raccontacele tu. Sì, allora, molti di voi mi conoscono, sanno il tipo di pizza che faccio negli altri miei locali. Qui ho voluto fare una cosa nuova. Dopo tanto tempo, tanta ricerca, abbiamo studiato un prodotto cotto al vapore, cioè una prima cottura al vapore, e dopo finiamo di cuocere e creiamo queste pizze gourmet, diciamo un po' a modo mio, le solite mie naturalmente creative. D'altronde vengo dal mondo dei giocattoli, mi piace giocare, il Peter Pan del gusto me l'hanno attribuito e me lo tengo stretto, mi piace giocare. Assolutamente sì, e poi tra l'altro devo dire che sono pizze gourmet, ma ci sono sempre delle pilloline che sono perfette da rifare a casa. Quindi oggi il nostro chef realizzerà cosa? Oggi voglio fare una tostaccia. Perché tostaccia? Tostaccia mi è venuta in mente nel fare un prodotto tra tosta e focaccia, quindi una base croccante fuori ma soffice dentro, con una farcitura. Per oggi abbiamo pensato di fare un hamburger primitivo. Cosa intendo primitivo? Perché la carne una volta si mangiava cruda, no? I nostri primitivi ammazzavano le bambe e se la mangia. Stessa cosa mi è venuta in mente qui. Quindi una battuta che già ho iniziato a preparare, se no ci hanno messo molto tempo, di Fassona, battuta al coltello. Adesso la andiamo a condire con olio, sale e maldon, olio extravergine di oliva. Quindi questo è l'impasto, che è molto morbido e va ripassato in forno. Sì, giusto? Perché questo è cotto a vapore, ha una prima fase di cottura per diversi minuti, oltre i 15 minuti al vapore, a una temperatura al di sopra dei 100 gradi. E una volta cotta viene abbattuta a più 3, come in questo caso. Adesso la andiamo a farcire, quindi andiamo a finirla di cuocere e la farciamo. Vi faccio vedere questa ricetta. Oggi noi vi presenteremo alcune ricette, insomma, che sono veramente particolari, molto belle, che si possono anche rifare a casa, perché ecco, ad esempio, per rifare questa base a casa, magari anche recuperare una focaccia già fatta. Vero? Cosa fate, signore, a casa con il forno? Prima di rimettere la pizza al massimo del forno, quindi 250 gradi il forno di casa mediamente, sì, lo mettete al massimo, ci mettete prima una ciotolina con dell'acqua in modo che va a generare vapore. Sì. Nel momento in cui andate a mettere la focaccia, l'umidità che si è andata a creare all'interno per evaporazione dell'acqua prima va a fare questa crosta sopra, croccante, leggera, leggera e molto e senza indurirla piacevole. Tanto, senza indurirla tanto. Assolutamente no, anzi la rilascia soffice dentro e croccante fuori. Perfetto, quindi comunque per rifare questa ricetta a casa potete muovervi in questa direzione, ma io ho strappato una promessa ben più grande al nostro Luciano Passeri, perché mi ha promesso che presto ci farà delle ricette sulla pizza da fare a casa, quindi ci insegnerà basi e tecniche per fare un'ottima pizza a casa. Assolutamente sì, promessa, cerco di mantenere il minor tempo possibile, dove farò vedere anche il mio lievito naturale, come si può fare anche a casa. Gestirlo in maniera semplice. Esatto, non è facile però no, fare appunto, lievito male. Cerco di farlo nella maniera più semplice possibile. Perfetto. Stiamo condendo la nostra carne. Questa quindi è Fassona, giusto? Fassona, sì, abbiamo messo dell'olio extravergine di oliva, delle nostre zone ovviamente, del sale. Sale, un po' di pepe e una grattatina di limone biologico. Intanto nel frattempo mi preparo la focaccia, sì, da tagliare, che il mio collaboratore Saverio me la va a finire di cuocere. Vedi quanto è soffice, si taglia come il burro. Perfetto. Adesso la daremo a Saverio. Ecco, nel frattempo allora io mi sposto su Alessio, che invito ad avvicinarsi a noi, che ci preparerà un cocktail, sì, giusto, da abbinare a questo tipo di pizza, sì, di tostaccia. Mi permetto di interromperti, la cosa bella di questo nuovo format, del nostro nuovo locale, è che ho una bella squadra di ragazzi giovani ma molto preparati, dei grandi professionisti. Alessio è un ragazzo che fa il barman da diversi anni, ha girato un po' varie parti del mondo, parla tre lingue, quindi ha una conoscenza anche un attimino internazionale, ed ecco che qui riesce a fare dei
dei mix particolari. Particolari da abbinare a questi tipi di prodotti che poi andiamo a fare insieme agli chef. La cosa vincente qual è? È che molte persone hanno questo pensiero che il cocktail non può essere usato al pasto, ma solo come aperitivo. Noi invece stiamo cercando di far cambiare questa cultura, perché il cocktail nel pasto, quindi pranzo-cena, è eccezionale, anche perché equivale il grado alcolico di un bicchiere di vino, o addirittura alcune volte miscelato bene può anche essere più basso di graduazione alcolica. Ecco che andiamo può essere a sfatare... anche analcolico, cioè, anche diciamo, analcolico, bravissima. Perché io ne ho assaggiato uno fatto da Alessio, un alcolico che era veramente eccezionale, quindi è veramente un prodotto valido. Secondo me manca un po' la cultura in questo senso, esatto, mancano i cocktail fatti bene. Esatto. E ovviamente qui abbiamo tutte le esperienze del nostro Alessio. Allora oggi che cosa ci prepari? Allora, per questa pizza bisogna un boulevardier. Sì. Altro non è che, per farla semplice, un Negroni senza il gin. Okay. Ho aggiunto del whisky, in questo caso un Kentucky Straight. Okay. Per dare un po' più di acidità, visto che utilizziamo della carne cruda. Okay. La porzione del whisky la taglio con un amaro che si chiama cardamaro, quindi un amaro con del cardo e del carciofo. Sì. C'è del bitter e del vermouth. Perfetto, quindi semplice. Questa tipologia di cocktail va bene per questa pizza praticamente. Che poi non so se chiamarla pizza, in realtà è una tostaccia, sì. Una, cioè veramente hai coniato un nuovo genere, la tostaccia. Esatto, sì, è un marchio registrato, infatti l'ho registrato perché è questo mix, appunto, mantenendoci nella mixology dei superalcolici, stiamo facendo un mix tra toast e focaccia, questa perfetto. Cosa credo unica per il momento, poi ce la copieranno, eh. Allora, c'è sempre qualcuno che dà inizio sì, ad sì, una sì, storia, sì, d'altronde no? Io ho preso spunto da grandissimi pizzaioli, grandissimi chef. Quindi... Vabbè, ma tu oramai sei diventato veramente un guru della pizzeria. Il nostro Luciano tiene corsi. Come l'artigiano. Non c'è praticamente mai, è sempre in giro per il mondo per diffondere la cultura della pizza. E poi ricordiamo che è stato campione del mondo di pizza, eh? Sì, sì. È vero? Bello, divertente. Con quella pizza che io la voglio citare perché a me piace tantissimo la Mamilou. Sì, è veramente buonissima. Mi ha portato molta fortuna. Sarà che coniava il nome dei miei figli, della mia famiglia, quindi era. Che bello. Forse questa è l'arma vincente. Assolutamente stata, sì. La forza della famiglia fa vincere tutte le difficoltà. Assolutamente, sono d'accordissimo. Allora, torniamo al nostro Alessio, che cosa sta facendo? Allora, intanto sto preparando la ricetta nel mixing glass, già raffreddato. Senza ghiaccio, così non vado ad annacquarlo. Cosa c'era? Cosa hai messo qui? C'è del whisky con ho tagliato la porzione di whisky con un amaro per abbassare un pochino la. Senti, ma io sono completamente ignorante, questo a cosa serve? Questo è un jigger, serve per misurare. Come si chiama, scusa? Jigger. Jigger. Venite più vicino a me, che jigger. Io mi sento solo. Jigger. Ecco, sono sì. Proprio curiosa perché io conosco pochissimo gli attrezzi del mestiere. Poi qui abbiamo la frutta che è praticamente stata essiccata. Sì, disidratata, vado a fare un accostamento on side di frutta essiccata qui. Questa la prepara tutta Alessio, eh? Se la taglia, la mette nell'essiccatore. Fantastico. Arance e fragole che vanno a completare. Poi un po' il gusto del. Si possono mangiare tutte praticamente. Sì, sì. Accompagnano tutto il cocktail. Mettiamo un po' a favore di camera, altrimenti facciamo vedere anche ai nostri telespettatori come stai guardando questo cocktail. È bellissimo anche servito sul sì. Tronco dell'albero praticamente. Sì, Alessio è un ottimo decoratore, fa intarsi di frutta fantastici, infatti spesso viene utilizzato dai nostri, tra virgolette, competitor per fare corsi di intarsio, quindi di frutta. Che bravo. Ecco, Luciano, se tu vuoi andare avanti... Sì, io vado a cuocere la focaccia, okay, perfetto, se Saverio mi aiuta. Poi profumo il cocktail con dell'olio di arancio. Olio di arancio? Sì, spremendo la buccia dell'arancio vengono fuori gli oli essenziali. Essenziali. Comunque profumano. Beh, qui praticamente quando arriva un cocktail del genere ci avvolge anche un mix di colori, profumi e poi arriva anche il sapore. Assolutamente, come ci hanno insegnato i nostri clienti, perché noi prendiamo molto spunto dai clienti, sono la nostra prima scuola di formazione, si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca. Io prima col naso. Naso, bocca e occhi, i sensoriali, no? Esatto, esatto. Io prima col naso, gli occhi, poi con gli occhi e poi solo alla fine. Allora, il drink è pronto? Il drink è pronto, perfetto, Luciano, rimane solamente da completare la nostra. Stiamo cuocendo, qualche secondo.
La nostra focaccia è pronta. Che profumo che arriva! Andiamo a mettere la nostra misticanza. Mi piace bella abbondante perché lo voglio... Beh, la freschezza ci vuole. Ecco, la voglio condire un pochino. Dell'ottimo olio, un po' di sale. Andiamo a mettere il nostro hamburger primitivo, già condito. Lo poggiamo. Ecco, specifichiamo, vabbè, non c'è bisogno di farlo, che ovviamente la carne cruda deve essere sempre abbattuta. Assolutamente, assolutamente sì. Qui abbiamo una maionese. Qui abbiamo una maionese con latte di soia. Quindi maionese vegetale. Vegetale e zafferano. Mettiamo i nostri semini. Sai, da passerotto a me i semini piacciono tanto. Andiamo a chiudere e adesso andiamo a... Grazie. Spostiamo un attimo queste cose in modo tale che... Io te l'ho detto, tu devi venire a lavorare con me. Mettiamo tutto a favore di telecamera. Ma sentite il crack? Che meraviglia. Sì, 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 diciamo la croccantezza. Wow. Molti lo chiamano crunch, ma io lo preferisco chiamare croccante. Io l'ho chiamato crack, forse ho sbagliato. Va bene. Diciamo che provoca dipendenza come il crack questa pizza, ecco. Beh, io ne sono certa, guarda, veramente. La andiamo a posizionare nel nostro piatto. Quanto è bravo il nostro Luciano. Tu lo sai che tu la sai la mia storia, questo lo faccio per passione. Sì che la so. Se no stavo ancora a vendere Barbie Big Jim. Ma tu per giocare, tu bravo, giochi. Io gioco, mi diverto. Nel momento in cui non giocavo più, non posso fare più questo mestiere. Che bello. Ecco qui. Che meraviglia. Allora io voglio mettere vicini vicini la nostra tostaccia, eccola qua, e il nostro cocktail. Boulevardier. Grazie Alessio. Guardate che meraviglia. I miei complimenti, anzi i miei ossequi al nostro chef Luciano Passari e al nostro Alessio. Grazie Luciano. Grazie a te. E grazie a voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani, anche domani saremo in compagnia del nostro chef Luciano Passari. Le bevande zuccherate sono state definite il colpevole di insorgenza di diabete mellito di tipo 2. Le bevande zuccherate è la maggior causa di sviluppo di obesità. Sostituiamo questa bevanda con l'acqua a temperatura ambiente non gassata. In questo modo assorbiamo meglio acqua e depuriamo anche il corpo.